Anche la Lega Noi con Salvini presenta la sua lista in vista delle amministrative del 10 giugno. Canzio, che lista è quella che si presenta? È una lista emozionata perché è la prima volta che di fatto si fa una lista a Teramo, dopo il grande successo della Lega a livello nazionale. È una lista formata da molti giovani, molti professionisti, artigiani, imprenditori, universitari, quindi diciamo che rappresentiamo un po' tutte quelle che sono le figure della società civile. Ci sono anche ex consiglieri comunali, però ecco, per noi è la prima prova, quindi vediamo se i cittadini ripeteranno la fiducia che ci hanno dato alle ultime elezioni nazionali. Che cosa si aspetta, visto che appunto la Lega è una novità per la città di Teramo? Dire che sicuramente andrà meglio è facile perché la Lega aveva lo 0,27, però diciamo che ascoltando gli umori dei cittadini anche attraverso gli altri candidati sembrerebbe che ci sia una simpatia particolare per questo partito e questa lista, per cui insomma, siccome io sono abituato a giudicare alla fine, vediamo il 10 giugno, però se hanno un senso le parole, il risultato potrebbe essere importante. Che campagna elettorale si aspetta? Io spero che sia una campagna elettorale dove ognuno dica e esprima quelle che sono le proprie idee, i propri progetti per la città. Devo dire che effettivamente fino ad oggi non li abbiamo visti e spero che invece non sia, come temo, una campagna elettorale dove ci sia molto, molto astio personale nei confronti dei candidati e dei vari schieramenti.